Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusatemi, ho un po' di tosse perché ho pulito la stanza e devo passare a aspirare la polvere, ho volata tutta la polvere. Ho deciso di fare questo video perché stranamente mi sono buttato tutto io, però stavolta ho tenuto, cioè tipo gli svuota a spese. Io non posso mai farli perché mia madre mi butta tutto. Anche io solitamente quando mi finisce una cosa la butto, quindi farli è impossibile. Quindi diciamo che ho fatto, non è proprio una svuota a spesa, ma una recensione sui prodotti per le zanzare. Sì, perché le odio mortalmente, le odio in una maniera smisurata. Quindi visto che ho tutte le boccette vuote, non tutte, di tutti i tipi, però diciamo che ne ho buona parte. Poi ve le farò vedere tutte, ovviamente, ci sono tutte qua. Io, almeno quelle, la maggior parte che sono riuscita a tenerle perché sono ancora mezze vuote, mezze piene, su, cioè più o meno c'è ancora un qualcosina dentro. Tutti i prodotti che ho usato quest'estate sto usando ancora tuttora perché purtroppo ancora ci sono le zanzare, io lo so. E quindi volevo recensirle con voi. Allora, diciamo che quest'estate ho utilizzato di più queste qua, le salviettine, che avete visto in molti dei miei video, queste qua. Allora, queste sono 15 salviette, hanno una durata più o meno di 5 ore. Non so fino a che punto. Allora, le salviette mi sono trovate benissimo. Ho scoperto da poco anche queste qua, che come vedete sono finite. Però il dottore rimane, per quello le tengo. Perché se le lascio a rieggiare nella stanza, poi le zanzare non arrivano. Queste qua le ho prese poco tempo fa dai negozi cinesi, le prendono anche al mercato a 1 euro. Sono più spesse, però non hanno chissà quell'odore particolare. Però diciamo che alla fine se volete rinfrescarvi eccetera, però ovviamente io ci metto uno spray vicino perché se no non serve niente secondo me. Queste qua, nì, nel senso che per 1 euro ovviamente cosa ci possiamo aspettare? Costano 1 euro a pacco, ci sono 15 salviette, a base di citronella ha un odore bruttissimo, c'è pure scritto Made in Italy, quello è il punto. Io mi preoccuperei. Comunque, le vendono i cinesi, se no al marocchino, se no al mercato i marocchini, però questa cosa non mi torna. Comunque. Poi ho preso appunto queste qua, che queste qua invece le trovate, se non sbaglio, da Lidl. Le trovavate da Lidl, adesso non so fino a che punto. Ah, io queste qua mi sono trovate abbastanza bene, perché l'odore rimane. A volte sono magari le prime secche, può capitare che siano un po' più meno imbevute, ecco. Le migliori invece sono sempre così, ma c'è scritto Bengal, se non sbaglio. E sono tutte arancioni, so, le vendono invece a Lindt, che adesso non ci sono nemmeno più. E quelle lì erano veramente buone, mi piacevano tantissimo perché avevano un odore di zanzara morta, di proprio di ammazzamento. Queste qua invece le ho pagate 1,28 euro se non sbaglio. Le altre che invece prendevo da Aims venivano anche lì 1,30 euro, non superano mai 1,50 euro, diciamo, vanno tra 1 euro e 1,50 euro. Ed erano molto utili, queste qua le ho ancora. Questo esempio, se non sbaglio, ha un odore molto potente, l'odore fa sempre schifo, però. O meglio questo che ho un bubbone grosso così nella gamba perché mi hanno morso. Quindi io veramente non posso stare senza. Finché non le vedrò scomparire, morire congelate, userò poi gli spray. Allora, passiamo allo spray. Quello che ho usato per tutta l'estate di più è stato questo qua. Allora, questo qua, che l'ho anche tenuto, sto facendo ancora un po' dentro. Allora, un po' di polvere, appunto che dicevo la polvere. Allora, questo qua l'ho preso appunto da Lidl, mi sono trovata benissimo, c'è col tappo verde e blu. L'ho utilizzato anche col tappo verde, ma è perché per i bambini, cioè è rimasto solo quello. Non è male, ma per gli adulti non va bene, infatti mi hanno mossa. Invece quello blu invece devo dire che non mi è dispiaciuto, perché comunque se stai in casa va benissimo. Questo invece va bene se esce, infatti l'ho utilizzato tantissime volte anche sugli indumenti, tutto non munge. Mi sono trovata bene, addirittura penso che all'interno, non so se ci sia ancora, se si è già seccato, c'è tipo una specie di latte. Perché adesso questo è vuoto, poi non hanno un odore brutto, cioè quasi non lo sento io. Sì, vi faccio vedere che sta, tanto sta colando. Se cola ve lo faccio vedere. È tipo un latte, non è proprio. Staremo qui 30 anni a vedere la goccia che scende. Vabbè. Comunque, praticamente rimane diciamo al latte, si vede qua dalla cannuccetta. Diciamo che l'unica cosa brutta di sti cosi è che si spaccano facilmente. Infatti, io, meno male che li tenevo questi qua come ricambi, infatti. Perché oltre si spaccava la cannuccia. Però, di come spruzzo era molto buono perché spruzzava così.
biforcazione, quindi molto buono, rimane un po' la patina, però vedete, deve rimanere sulla pelle. E questo qua lo pagavo sui 2,50 euro, se non sbaglio. Ci sta, per uno spray per le zanzare pochissimo. Poi ho provato invece quello, questo qua da Lidl. Poi ho provato invece quello da Inns, che è questo qua, che l'odore mi piace tantissimo. Si chiama Green Bengal, appunto. È appiccicosissimo. Allora, va bene se volete proprio intossicarvi la stanza, i vestiti e queste cose qua, però sulla pelle no. Dovete passarvi sempre salito a farvi la doccia, perché è terribile. Se andate in mezzo alla giungla va bene, però la cosa brutta è che appiccica, appiccica tantissimo. Io sto ancora lavando la porta. Funziona, perché funziona, eh. C'è scritto infatti quello lì è essenziale, quello che voglio, ma dentro ci sarà pure la colla. Però anche questo qua più o meno sui 2,50 euro veniva da Inns, però mi sono trovata bene, ormai gli estremi estremi rimedi. Infatti ancora adesso c'era ancora un po', passa un po' tempo che rimane appiccicosissimo. Però infatti lo spruzzavo nella stanza più che altro, così non venivano, e però sul corpo mai, perché cioè, l'ho provato un po' di volte, avevo tutte le gambe appiccicose, non è bello. Infatti mi sono fatta la doccia. Però se tipo mettete le salviette, poi questo ancora va bene. Altre invece passiamo a quelli un po' più cari. Allora, questo qua è molto caro, però devo dire che mi sono trovata benissimo, che è fatto così, della Lenin Natural, spray protettivo per la pelle. Profumo sgradito agli insetti, manca mia madre. Ed è le prime, non un giro appiccicato, è buonissimo, l'odore mi piaceva tantissimo, l'ho preso in farmacia da me, costa 9 euro. È un furto, lo so. Però mi sono trovato benissimo, devo dire, mi piaceva tantissimo l'odore, perché mia mamma l'ha preso naturale, adesso l'ho portato solo una volta, infatti non so perché ero proprio agli estremi, dovevo andare in montagna e in lago, ho detto ma sì, lo prendo. Non c'avevo nient'altro e quindi ho detto sì, buttiamo lì nel cesso. Beh, buttati nel cesso no, perché comunque è un buon prodotto, fosse stato brutto. I soldi buttati nel cesso sono stati quelli per gli spray a gas, non prendeteli mai. Ho preso vari tipi, sono sincera, soldi buttati al cesso, anche se non erano di marca, anche se li ho pagati 3 euro, soldi buttati nel cesso. Quelli a gas non prendeteli mai, non servono a nulla in primis. E vi pungono le zanzare, è solo aria fresca, brutta la gamba, comunque è solo aria fresca praticamente. Voi comprate l'aria, dopo 4-5 spruzzi il prodotto è finito, vi ammazza la gola e non serve a nulla, secondo me va bene se lo spruzzate in un prato, ecco, in quel caso spruzzate nel prato. L'ultimo che invece ho provato, perché purtroppo gli altri Inns non fa più niente, sono passata ieri, né salviette né spray. Lidl mio, nuova inaugurazione, non vende nulla per le zanzare. Ah, sono uscita a me, lasciamo perdere 9 euro. Ho provato questo qua, che aveva preso il mio ragazzo, che è proprio il vero Autan, che è Botanic, la versione naturale, che dura fino a 6 ore. Diciamo che mi è piaciuto molto perché protegge sia dalle zanzare tigriche normali, anche dalle zecche, dai moscerini addirittura, pensate. L'odore mi piace tantissimo, anche se lo spruzzo mi fa impazzire perché ha una molla dentro. Non so per quale motivo questo spray ha una molla. Non mi chiedete il perché. Ho scoperto che dentro ha una specie di molla. Cioè, vedete questa cosa dentro? Dentro ha una molla. Quindi ogni tanto devo fargli entrare l'aria dentro, se non lo spruzzo, se ce l'ho. Anche un altro che l'ho ricomprato da Lilla Pois, che l'ho pagato un po' di meno, sui 6 euro qualcosa, cosa, sì, lo so. Invece questo qua l'ha preso il mio ragazzo, l'ho pagato quasi 7 euro a Carrefour, se non sbaglio, no, al Libercop, scusate. Comunque l'ho dato anche da Carrefour più o meno quello il prezzo, sì, cioè sui 6 euro. L'ho ripreso perché diciamo che dura molto, non so come mai, ma anche se a parte il fatto che l'odore è fortissimo. Cioè veramente ammazza anche ogni essere vivente che incontra. È fortissimo e poi la cosa fantastica è che non unge assolutamente. Sulla pelle si distribuisce benissimo, quindi vi spruzzate un braccio, fate tipo così e così vi riempite tutta. E poi lo spruzzo sugli indumenti rimane anche per un bel po' di ore. Quindi è buono. Cioè se non volete spruzzarlo addosso, ma dovete uscire per fare un esempio. Perché magari io ho pantaloni lunghi e spero, mi auguro, non mi mordano attraverso i pantaloni. Lo spruzzo magari a volte sui vestiti, sono a posto. E non unge, ripeto, non rimane quella cosa appiccicatrice che rimaneva negli altri, invece l'ho dato. Quindi diciamo che questo qua costa un po' di più, però
Però in questo caso quando si dice paghi la qualità è vero. E tra l'altro è, per quanto possa essere naturale, comunque estratto prima dall'albero di eucalipto della pianta di citronella. Puzza parecchio però, fatto da bene. Per ora sto usando questo. Una cosa invece che uso per le punture, o comunque anche mia mamma dice che tiene lontane le zanzare, ma non è vero, però che uso ogni tanto giusto per non usare gli spray, è questo qua, che è il tea tree oil, che magari molti lo conoscono. Tea tree oil, scritto tea tree remedy, tea tree oil, che praticamente è un olio puro al 100%, garantisce un CPT, un essenziale di melaleuca alternifoglie. Tea tree. Beh, questo qua. Insomma, puzza tantissimo anche questo. Però è ottimo per le punture, irritazioni, eritemi, qualsiasi cosa. Anche tipo io lo uso anche per respirare di notte. Quando sono raffreddato lo metto un po' di gocce sul collo. Infatti non ce l'ho mai avuto così morbido. La crema anche è fantastica. La crema la consiglio per dopo la depilazione. Questo qua può essere usato anche per le irritazioni da ceretta, rasoio, single peel, qualsiasi cosa. Niente, cosa, non mettetelo negli occhi, non è bello, perché una volta per sbaglio io lo metto sul dorso, poi faccio così, mi sono toccata l'occhio. No, non fate questa cosa qua. Questo qua varia da posto a posto. Normalmente ha un prezzo che va dai 6 agli 8 euro. La cosa che conviene di più è la boccia grande, quella che praticamente 4 volte questa viene 21 euro. È vero che costa cara, però vi dura una vita. Uso questo qua piccolino perché lo metto in borsa. Quello. E la cosa che fa è anche in teoria attutirvi i brufoli, anche se ultimamente non lo sto mettendo in faccia perché con la cazzo di mascherina, se mi metto qua il tea tree, mi messo la mascherina mi puzza di tea tree e quindi poi chiaramente colo tutta e quindi devo usarlo in casa quando metto la mascherina, quando non esco. Proprio il resto, insomma, questo come sempre è andato bene, benissimo, mi ha curato anche quella specie di enorme bozza da zanzara. Quindi devo dire che allora, secondo me se volete risparmiare, prossima estate, che poi non ci sono più, potete puntare su Lidl per gli spray. Ci sono di tutti i tipi, anche le salviette. Ins, salviette, spray, nì. Dipende come vi usate voi bene. Se no, devo dire che dell'Autans sono molto contenta di questa. Probabilmente adesso sfatticelo anche di là, il nuovo. E niente, spero che questa mia recensione vi sia piaciuta. Vi farò poi le foto di tutti i miei prodotti contro le zanzare. Non ce le ho tutti tutti perché, ripeto, li butto, poi adesso li butterò. Le ho tenute apposta per fare questo video. Poi ovviamente li svuoterò tutti e poi li butterò. Io e le zanzare non abbiamo un rapporto amorevole. Lo sanno tutti ormai. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Voi scrivetemi sotto nei commenti cosa state facendo le zanzare. Se vi mordono o non vi mordono, che rapporto avete con le zanzare. Ciao!